Eccoci per dare una prima occhiata alla schermata principale di lavoro di Tecla e vedere anche a disposizione dei principali comandi che andremo poi a utilizzare. Partiamo con il menu a cascata del menu File, dove è possibile gestire il nostro progetto con i principali comandi che bene conosciamo anche da altri software in generale. In alto è disposto una cosa che è entrata ormai molto comune nei programmi, ovvero la finestra nastro o ribbon. C'è una finestra scorrevole dove ci sono i principali comandi per poter interagire con il nostro progetto. Vediamo questa finestra, è possibile scorrerla ruotando la rotina del mouse o muovendosi nel menu in alto tra le varie categorie e classi. Quindi tra acciaio, calcestruzzo, modifica, vista, disegni, report, gestione, analisi e progetto. È possibile anche nascondere alcune di queste se non ci dovessero servire, per esempio il calcestruzzo non ci riguarda. Possiamo cliccare il tasto Mostra nascondi e adesso che scorrendo non avremo più, eccolo qui che appare nascosto, la finestra calcestruzzo. È inoltre possibile nascondere l'intera finestra, adesso facciamolo ricomparire, inoltre è possibile minimizzare, diciamo, la dimensione del nostro nastro premendo il tasto destro nella finestra in alto e attivando il ridotto icona. Ecco che adesso il nastro non è più un problema nella nostra visuale ed è nascosto qua in alto, verrà fuori una volta cliccato sulle rispettive categorie. Se vediamo il computer ci mette un po', eccolo qui. Comunque noi lo fissiamo in alto perché ci è comodo averlo sempre visibile. Un'altra cosa molto utile potrebbe essere il tasto di ricerca, questo in alto a destra. Per esempio selezionando colonna, ecco che il programma in automatico andrà a trovarci tutti i comandi che riguardano la parola cercata e andrà a selezionarli rispettivamente su il nostro nastro. Questo comando è molto utile quando non riusciamo a trovare immediatamente il tasto che vogliamo. Questa circondata in arancio è l'area di lavoro. Qui è dove, intanto questa è una vista 3D, comunque l'area dove andremo a vedere il nostro modello, a interagire col modello, a selezionare delle linee, a posare degli oggetti e altre cose che riguardano comunque il progetto. In basso abbiamo inizialmente una finestra con i pulsanti di selezione. Tutti questi pulsanti che vedremo meglio nel seguito permettono di attivare o disattivare la selezione di determinati elementi, quali oggetti, punti, non lo so, griglie, giunzioni, eccetera, eccetera. A destra invece ci sono tutti i pulsanti di selezione di snap, cioè gli ancoraggi che possiamo utilizzare per le nostre linee, per i nostri oggetti o comunque per i nostri elementi da realizzare. Infine un altro tasto, un'altra finestra importante è questa zona qui, dove di volta in volta verranno suggeriti i comandi o come procedere con i vari comandi. Per esempio, selezionando l'elemento colonna, ecco che la nostra, diciamo, barra delle informazioni ci dice selezionare la posizione e quindi noi ecco che andiamo a selezionare la posizione. Quindi questa finestra è molto utile quando non si sa come procedere, ecco che lì le informazioni si hanno, le prime istruzioni per poter muoversi intanto nell'ambito dello